Uè, benvenuti ad un nuovo episodio dell'Infiltrato, la serie in cui mi intrufolo nelle community dei complottisti per snasare un po' l'aria che si respira. La puntata di oggi non era prevista e sarà un pochino diversa dal solito perché oggi non ci concentriamo su una community in particolare, ma invece andiamo a ripercorrere la recente crisi politica guardandola dagli occhi dei vari gruppi di sovversivi su Telegram, tutti quelli che abbiamo già conosciuto nel corso della serie, QAnon, Novax, Deep Statisti vari, insomma un bel minestrone. Iniziamo. Le dimissioni di Mario Draghi hanno creato scompiglio, oscurando pesi massimi del calibro della siccità, della guerra in Ucraina o del Covid, che non esistono più, visto che non se ne parla più come prima. Cosa c'è di meglio da fare, quindi, se non andare a spulciarsi i vari gruppi dei complottisti su Telegram per scoprire come vivono questo particolare momento? A proposito, potete recuperarvi le puntate a loro dedicate nella playlist che c'è sul mio canale. Iscrivetevi! Premessa, oggi non esprimerò un giudizio circa l'operato del governo Draghi o quello che sta succedendo. Semplicemente mi limiterò a riportare il pensiero di queste chat di complottisti. E quindi, cosa c'è di meglio che iniziare dal capire cosa ne pensano della figura principe di questo momento, ovvero Mario Draghi, detto anche il rettiliano, un affiliato a Satana, il vile affarista psicopatico e guerrafondaio, colui il quale è al servizio di una minoranza di criminali assassini, con ministri corrotti scendipiedi di Schwab, leccaculo eterodiretti, l'azione di governo esclusivamente a favore dell'elite per affossare e distruggere gli italiani, lo scempio, lo schifo più grande mai esistito nella gestione della res pubblica su territorio italico, dagli insediamenti etruschi e proto-latini ad oggi. Ma ha anche dei difetti, eh? E comunque non risparmiano nemmeno la famiglia. Guardatele gli occhi a Federica Draghi. Spenti, senza alcuna espressione, il mezzo sorriso potrà anche allargarsi, ma gli occhi non rideranno mai perché gli occhi non mentono. La prima schiava di uno schiavo padrone è lei, una vittima che ha comunque un libero arbitrio che non sa e non si permette di praticare. Soffrirà per le figlie che mai hanno avuto e avranno l'infanzia spensierata e amorevole che avrebbero diritto. Schiacciati da un tiranno assetato di potere e vanagloria! I nostri amici si mettono a fare sondaggi sui loro gruppi, naturalmente pensando che rispecchino il parere di tutta la popolazione italica, e così scopriamo diverse cose. Tipo che la maggioranza degli italiani spera che lui muoia. Hashtag Draghi merda. Draghi ancora al governo? Solo il 5% dice sì, mentre il 66% si esprime con un vada a morire ammazzato. La cosa più grave, secondo me, non è tanto il sondaggio in sé, ma il fatto che 8.533 persone, ripeto, 8.533 persone abbiano votato questo sondaggio. 5.500, 5.700, così a mente, vogliono che Draghi muoia, o almeno così dicono su Telegram. Raga, che poi io nei miei video ci scherzo, però cioè nel senso, decine e decine di migliaia di persone che popolano questi gruppi hanno pensieri del genere, insomma. Un saluto alle forze dell'ordine. Ma ripercorriamo le ultime settimane insieme. Tutto iniziò con Draghi che, recandosi da Mattarella, presentò le proprie dimissioni. Dimissioni poi respinte da Mattarella. E allora subito tutti i nostri amici complottisti erano sicuri di una cosa. No, no, aspetta, ho detto Draghi e Mattarella. Ho sbagliato. Intendevo due amebe. La mummia di Agrigento e il cameriere della piramide. Ti do un 8,5 per la creatività. Comunque, chiaramente tutto era stabilito a tavolino. Primo atto, sceneggiata per gli italiani pacco. Draghi rassegna le dimissioni. Doppio pacco. Secondo atto, Mattarella le respinge. Terzo atto, contropaccotto. Draghi ritira le dimissioni. Teatrino finito. Applausi. I merdosi restano ai loro posti. Signori, la solita presa per il culo. Commenti non invecchiati benissimo. A questo punto, come tutti sappiamo, la questione viene rimandata la settimana dopo, visto che il sergione nazionale aveva già prenotato ombrellone più lettino in 26esima fila Varazze a 50 euro sulla pista di voce
e non aveva voglia di perdere l'investimento. Quindi Draghi si presenta in Senato, ottiene la fiducia, ma il giorno dopo comunque rassegna le dimissioni per via del fatto che non è stato appoggiato da Forza Italia, Movimento 5 Stelle e Lega. E quali sono i commenti a caldo dei nostri complottisti? Draghi non se ne andrà. Draghi rimane. È un film perfetto. Una larghissima parte di loro è ancora convinto che sia tutto finto. Nonostante abbia letteralmente rassegnato le dimissioni, tutte le fonti di informazioni complottiste e non riportino la notizia, ma per loro no. Allora raga, a sto punto fate quello che volete, vi lascio la tastiera, scrivetevi le notizie da soli. Naturalmente poi fioccano i complotti. Il 13 febbraio 2021 c'è stato il passaggio tra Conte e Draghi. Ad oggi esattamente 17 mesi. Curioso. Non credo di aver capito. Comunque, se non è lo stesso giorno, non è esattamente, più o meno. Coincidenze? Più o meno. È tutto un complotto. Draghi, dopo aver distrutto l'Italia, si lava le mani come Ponzio Pilato e passa la palla al successore per completare l'opera. Draghi, non devi cacciare l'anima al momento del trapasso a vita peggiore perché andrai all'inferno della tua vita infernale. Malefico, l'estofante dittatore mafioso, sei un rettile. Sì, ma stai calmo. Stai calmo. Calmo! Zitto! Scusa, lupo solitario 33. Scusa. Fateci caso, ogni qualvolta i vari premier compiono atti impopolari, illegittimi o incostituzionali alla resa dei conti o si dimettono o vengono dal colluso teatrino sfiduciati, tutto ben orchestrato per sollevarsi dalle catastrofi che avverranno dopo il loro servile lavoro sporco. È vero, è sempre così. Tipo... Rimettiamoci a prendere per il culo questo popolo di idioti, ovvero gli italiani, grazie per la precisazione. Lurido satanista che tu possa schiattare assieme a tutti i parlamentari di questo parlamento indegno. Comunque non sono tutti bellicosi, c'è anche una frangia ormai disperatamente rassegnata. I governi sono il clone in successione e il teatrino in Parlamento serve solo a calmare gli animi popolari ormai stremati con nuove illusioni. Una cosa che mi fa un sacco ridere è che comunque Draghi fino a qualche settimana fa era visto come un potentissimo magnate del deep state capace di qualunque nefandezza, tipo che ne so. Qua si diceva il cambio di regime delle banche centrali discusso alla riunione dei banchieri centrali a Jackson Hole, Wyoming, il 22 agosto 2019. Mario Draghi, plan Great Reset, distruzione dell'Italia. Cioè chi vive e chi muore per la sostenibilità. E ora invece che si è dimesso lui, non conta niente, un passacarte uno come un altro. Statti calmo, Draghi, non ne hai più l'autorità, accuccia assassino. Sì, hai capito bene, accuccia fratello, ora comando io. La sudditanza si preoccupa delle vicende della politica, Draghi o non Draghi, chi sarà il prossimo premier e le elezioni, quando, non capendo una beata fava. Quello che avviene nei parlamenti e quello che ci fanno vedere in TV non contano un cazzo. Lo ha detto magistralmente Ezra Pound. I politici sono i camerieri dei banchieri. Lo capite o no? Gli individui che si alternano in politica, dando l'illusione della democrazia, e quelli che appaiono in TV sono gli utili idioti, manovalanza scelta per livello morale e per gli armadi pregni di scheletri. Ben pagata e corroborata da altre sostanze, utili fin tanto che porteranno avanti le linee guida decise a monte, decise da quelli che non vedremo mai in TV, per il semplice fatto che possiedono i media. Comunque, vabbè, importante o meno, burattino o padrone, una cosa su cui i nostri amici complottisti si interrogano è: perché si sia dimesso? Draghi non si è dimesso. Vista la situazione, semplicemente ha colto l'occasione ed è fuggito. Vabbè, ok, dimesso, fuggito, ha fatto come Baglioni. Perché? Il biscottone dei poteri forti è stato sfornato. Le elezioni anticipate saranno il 25 settembre, camere sciolte dopo le dimissioni di Draghi. Molti dei parlamentari che si sono prestati a sostenere il governo dei peggiori, che battutina, avranno i requisiti per beneficiare della tanto sospirata pensione, che maturerà il 24 settembre 2022. Vabbè, cominciamo con le bufale. Va che non è che se avessero fatto le elezioni una settimana prima non avrebbero avuto le pensioni, eh. Non è che il giorno dopo le elezioni subito vengono mandati a casa tutti i parlamentari e si cambia subito il governo. Serve un periodo di transizione, i famosi 4 anni e mezzo di mandato. Li hanno già raggiunti, li avrebbero già raggiunti comunque.
I partiti tradizionali di centrodestra e centrosinistra, nonché i vari reduci del Movimento 5 Stelle, si ripresenteranno agli elettori come forze contrapposte ed ovviamente insieme raccoglieranno la maggioranza dei seggi del nuovo Parlamento. I vari piccoli partiti di protesta non avranno un tempo sufficiente ed adeguato né per creare una coalizione competitiva né per svolgere un'efficace campagna elettorale. Ho capito, quindi sono tutti in combutta. Lo fanno per evitare che i vari movimenti no vax, no mask, no Europa si organizzino e vincano le elezioni, perché chiaramente questi non è che stanno facendo campagna da anni, no, loro aspettano che cada il governo per iniziare. Tutto quanto avvenuto, a ben riflettere, è semplicemente un'ennesima bella mossa dei poteri forti. Ah, ora è tutto chiaro. Ma c'è una cosa che non capisco. Ma non potevano semplicemente restare al governo senza evitare di fare tutto questo casino? Cos'è, dovevano farsi un mese di vacanza a Mykonos? Comunque, a parte questi miei dubbi, i nostri amici complottisti non riescono proprio a mettersi d'accordo su cosa fare quando il 25 settembre ci saranno le elezioni. È evidente che le elezioni anticipate a settembre servono ad evitare che gli italiani siano chiamati alle urne dopo che gli effetti autunnali della crisi energetica si saranno fatti sentire. Poco male, per potersi salvare dal baratro di miseria e squallore nel quale sta precipitando, l'Italia deve certo liberarsi di Draghi e Speranza, ma soprattutto della cosiddetta società civile che è insorta in loro aiuto. Sindaci, rettori, scriba Bacchini vari, ordini professionali, sindacati, Confindustria, tutti. Senza questa indispensabile e purtroppo quasi impossibile opera di pulizia, sperare in un vero riscatto è illusorio. Concordo, abbiamo l'occasione di fare una differenza con il voto. Chi vorrebbe l'astensione rema contro. Solo vantaggio per i soliti noti, soprattutto PD. Votare in massa i partiti antisistema. Concordo pienamente. La soluzione è non andare a votare, altrimenti si continua a stare al gioco delle elite. Ma come concordo? Ma hai letteralmente detto la cosa opposta rispetto a quello prima. Ma ragazzi, almeno capitevi tra di voi, mettetevi d'accordo, insomma. Buongiorno, non credo che ci saranno le elezioni a settembre, finché c'è il marcio. Non capite che tutti fanno parte del piano deve essere nuovo, ma tutto nuovo. Sì, alcuni ancora non credono, oltre al fatto che Draghi si sia dimesso, che ci saranno effettivamente le elezioni. Pensano che faranno qualche nefandezza nel frattempo. Chiaramente quando noi andremo a votare, in realtà ci faranno mettere una firma per il salvataggio dei pinguini. È tutta un'iniziativa delle lobby contro il cambiamento climatico. Bene, prima di concludere, andando a vedere quali siano le conseguenze predette dai nostri amici, vi invito come al solito a lasciare un mi piace, un commentino, non so più cosa chiedervi di scrivere. Boh, ditemi dove andare ad infiltrarmi quando tornerò dalle vacanze, perché questa purtroppo sarà l'ultima puntata prima di agosto. Detto ciò, direi che possiamo continuare. Bene, conseguenze. Cosa facciamo? Cosa succederà? Vediamolo assieme. Mi sa che dovremo fare da soli. Il 90% è fottuto. Faranno la quarta dose, scaduta questo mese. A settembre la quinta bivalente, chi ci arriva? Il 5% che vorrebbe cambiare le cose votando e l'altro 5% facendo aperitivi e passeggiate. Ed entrambe aspettano sempre che arrivi il supereroe. Sono praticamente inutili. Oh, medaglia d'oro per essere riuscito ad infilarci i vaccini anche in questa crisi di governo. Bravo. Comunque, è tutto chiaro che siamo soli, noi leoni, noi lupi. Non fidarti di nessuno, né a destra, né a sinistra, né centro. Sono tutti figli di puttana venduti alla NATO e i banchieri kazari. Draghi esce e lascia il posto ai suoi fantocci. Italia fuori dalla NATO e fuori dall'Europa. Faccia la sua moneta sovrana e uscirà dal baratro in meno di 6 mesi. E come se non bastasse, anche dall'esterno ci remano tutti contro. Nella foga circolante di difendere il presidente del consiglio uscente, io andrei cauta con la narrativa dopo Draghi il diluvio, condita agli annunci vendicativi della Banca Centrale Europea e di MME Lagarde, perché equivale a confermare l'altra storia che finora si è voluta negare, e cioè che l'Italia è commissariata dall'UE. Oh no, ma quindi è per questo che la BCE ha alzato i tassi? Perché Draghi si è licenziato? Perché abbiamo cacciato Draghi? Per fortuna che c'è anche qualcuno che ci aiuta all'esterno. Primi catastrofici effetti delle dimissioni di Draghi. Gazprom aumenta la fornitura di gas all'Italia del 71%. Lo comunica ufficialmente Eni sul proprio sito. Sono chiaramente ironici. Comunque, raga, non è che mo perché in un giorno ci sia stato un aumento e soprattutto perché sia avvenuto dopo una settimana in cui il gasdotto fosse fermo per manutenzione, ci dobbiamo subito leggere delle manovre segrete del Deep State. Olè! La Russia ci sta dicendo che l'obiettivo non è far cadere l'Italia, l'obiettivo è l'Unione Europea. Sì,
perché loro sono buoni e vogliono bene all'Italia. Quindi l'effetto subito immediato dopo questo sono la diminuzione delle bollette, visto che il gas non mancherà e visto che il prezzo del gas russo è invariato da prima della guerra. Mettetele delle cacchie di virgole, per favore. Comunque, no. Temo non sia così semplice e temo non si possano trarre conclusioni subito dopo un giorno. Il Mario italiano poteva fare il triplo salto mortale con davanti Putin, senza essere minimamente considerato. Il commento su Chad Putin ci sta sempre. Comunque raga, non pensate che Draghi sia già fuori dai giochi, perché da qui a settembre ne può combinare delle belle. Governo, Draghi ai ministri, rimettiamoci al lavoro. Fino al 25 settembre ci distruggeranno. Sono sicuro che non vedano l'ora di mettersi lì ad agosto con i ventilatori puntati in faccia a distruggerci. Ma poi scusa, ma non potevano distruggerci con calma senza fare tutto sto casino? Adesso deve spingere sul pedale dell'acceleratore. Adesso si vendicherà sugli italiani. Ma vendicarsi di cosa? Ma si è dimesso lui? Dio! Ultimi colpi di coda. Sono terrorizzati. Ma terrorizzati da cosa? Disobbedienza totale. Solo così ci difenderemo. Ma da chi? Da cosa? Cosa sta succedendo? Questi assassini ci hanno ghettizzato, venduto a Big Pharma, ammalati milioni di italiani, rinchiusi in casa, bastonati con i loro infami poliziotti nelle piazze del paese con soppressione sistemica dei diritti di libertà, sospesi dal lavoro, portato migliaia di aziende al fallimento economico, portati in guerra e presi per il culo con governi fantocci per 4 anni e vogliono ancora il voto degli italiani? Ma stiamo scherzando? Questi animali devono essere fermati e processati, altro che candidarsi a nuovo parlamento, luride merde, PD, IV, FI, LeU, Lega, 5 Stelle, FD, tutti corrotti e contro il popolo italiano, non vanno più votati ma vanno processati e sbattuti nelle pubbliche galere, merde! Basta. Mi arrendo. Bene, per oggi basta. Prima di lasciarvi con una frase filosofica, vi saluto, vi ringrazio per essere rimasti con me fino a qui. Questo probabilmente è l'ultimo video prima della pausa estiva, ci rivediamo a settembre perché anch'io devo andare a godermi i soldi di Bill Gates alle Canarie. E detto questo, vi lascio con un'ultima perla, una frase degna di Schopenhauer. Sì, ma queste povere merde si sono mai emozionati davanti ad un cazzo di tramonto? Possono comprare un secondo o un più della loro vita davanti alla morte? No! E l'ora sono solo merda! Immaginate come si incazzeranno nel momento della morte? A parte che dono già morti, poveri idioti frustrati con un smerda di intelligenza filosofica minuscola. Vi sembrerà strano, ma mi fanno una cazzo di pena infinota.